Noi qua non siamo né in Toscana, non siamo né in Toscana, né in Sicilia, né in Friuli, né in Piemonte, siamo a New York. A New York. E fare vino a New York è complicato. È stato qua nel 2013 e questo qua è stato nel 2016 fino a lì, fino a giù, e dopo quell'altro che è stato il 2018. È un tutto, è una bella microazienda di 6.000 piante, però con una passione, un ordine incredibile. Guardate che non è facile trovare un americano che abbia questa passione, questa incredibile. È lui, perché c'ha questa radice proprio del sud. Guardate che bella potatura, guardate che bella, ecco, sarebbe una forma di, guarda, loro come lo chiamate questo sistema? Coyote. Ecco. È la persona semplice, guardate, lui è come il vino, semplice. Esatto. Questa è la cosa. C'è l'altra persona che pure è più semplice, è il figlio, è il figlio. Che sarà la continuazione. Esatto. Io penso che deve fare una micro cantina, perché qua c'è una grande attrazione. E questo è il mio braccio destro. That's right. I come from Italy. And you live there? Yes, and I live in Italy, exactly in Sicily. In Sicily. And I sell the wine around the world, and I am a winemaker. And I am very surprised in New York. They make this beautiful vineyard. Look, so nice, so beautiful, so... I see you elegant, and everything from this man, look. Yes. That is the Thank man. You. That is Italy. Thank you. The Italy is traditional, hard working, and the passion. This Thank man you. Is which the, is the which look is the his main face. Thing, the passion. Calabria Rouge. Look is the face. It's special. Of course, it's Calabrese is testadura. That is why they make. But do they know what happens? Before it was a forest over there. Now is a vigna. And the beautiful wine, elegant wine. You must come here and taste this his wine. Because his wine is exactly his personality. Look. It's 80, how old are you? 83. 82. Oh, 82. 82 years old, he still make the wine. But this grappa here, they make it with the sedimentary of the wine, not with the skin. But with the sentimentary of the wine, we call a feccia. The feccia we throw away, he make the grappa. But the grappa they make is very smooth, and for me, is no price, this grappa. The name of the vineyard is Caporelli Vineyards, and we are located in Mountaindale, New York. We are approximately about an hour and 45 minutes away from New York City. E allora, cari amici, io ho avuto la sorpresa, ma veramente sorpresa, di trovarmi a New York. E ripeto sempre, New York è la bella città, Times Square. Tanti parlano di soldi, ma pochi parlano di fare vino. E Pantaleo, che non ha 70 anni, non ha 80 anni, non ha 90 anni, ma lui è la radice del vino, non lo so, quando forse sarà il vino che lo tiene bene stagionato, assieme al figlio, che giustamente lui sembra che non gli dia una mano, ma lui è quello che insegue sempre. È vero. Il Pantaleo. È vero. E vi posso dire che ho la sorpresa di trovarmi in una micro cantina, che se noi fossimo in Toscana e in Piemonte direbbero: oh, che cos'è questo? Invece lui lo fa con una semplicità incredibile, e di fare il vino a New York. Attenzione, che non è facile, come vi dicevo. Fai vedere un poco questa micro cantina, delle bottiglie che lui con amore e passione in bottiglia, ancora non ha venduto una bottiglia, e non è nella sua ottica, perché forse lui è più geloso, mi segue, e ama il suo vino, innamorato del suo vino. Guardate tutti i ricolmi delle giare che lui mette con amore e passione. Vabbè, eravamo un pugno di amici, guarda, abbiamo assaggiato la sua soppressata, i suoi salumi, perché lui c'ha i suoi maiali pure. Ui, oh my god! Oh, c'è il telefono spoco di. Ma guardate che passione che c'ha, che ogni
barrique c'è il ricolmo, e questa non è una cosa, che ci sono dei dettagli che descrivono che lui è un appassionato vero e proprio. Ecco, questo per me, secondo la mia logica, è il vero garagista, però attenzione, non è un moderno garagista, è il garagista calabrese appassionato della propria terra, e venendo a mancare la propria terra ha trapiantato queste sue radici di passione proprio qui a New York. Ecco, quindi abbiamo il garagista con la passione, con le radici profonde che arrivano fino alla Calabria. Più bello di così non può essere, eh?